Un passo indietro della politica, uno avanti dei cittadini. In un'intervista alla Nazione, Di Maio propone il suo modello per le regionali in Umbria. Le forze politiche lascino spazio a una giunta civica che noi saremo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati o altri incarichi, chiedendo a una personalità all'altezza di proporsi come candidato presidente. Non un'alleanza in senso classico, ma uno schema che per i leader 5 Stelle può essere la culla di un nuovo modo di innovare la politica. Ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma comune. Poi un appello sulla qualità degli eletti. Mettiamo fuori dalle liste quei candidati che hanno avuto a che fare con il passato di questa regione e gli impresentabili. Sottoscriviamo insieme un appello ai cittadini proponendo alle migliori risorse di questa regione di farsi avanti. Dopo lo scandalo della corruzione nella sanità che ha colpito i cittadini umbri, è necessario un cambiamento serio che restituisca fiducia in istituzioni che lavorino onestamente. La sfida alle prossime regionali è quella di dar spazio ad una giunta civica con persone di buona volontà. Di Maio rilancia anche la linea su autostrade, andiamo avanti per revocare le concessioni ai Benetton. Felice osserva che anche nel PD sia caduto quel tabù e sui migranti i 5 Stelle ribadiscono come siano i nuovi meccanismi di redistribuzione in Europa ad aver consentito l'approdo della Ocean Viking.